Nel mese di agosto probabilmente l'assegno unico su RDC sarà accreditato in anticipo, ma vediamo il motivo. Molte delle persone che aspettavano le mensilità arretrate di maggio, giugno e luglio pare che hanno già ricevuto l'accredito il 5 e l'8 di agosto. E poi, per chi non prende il reddito di cittadinanza ma aspetta l'accredito del mese, l'INPS ha comunicato il primo pagamento a partire dall'11 di agosto. Quindi controllate e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è già arrivato. Ora veniamo al bello di questo video. Da un po' di tempo sta girando la notizia che ci sarà la ricarica anticipata del reddito di cittadinanza in questo mese di agosto. E quindi potrebbe arrivare anche il pagamento anticipato di tutti gli arretrati dell'assegno unico su RDC. Considerando che il 13 di agosto cade di sabato, il 14 di domenica e poi lunedì e il 15 di agosto, che praticamente è festivo perché è Ferragosto, e gli uffici postali sono chiusi, si presuppone a questo punto che l'INPS anticiperà il pagamento di assegno unico su RDC tra il 12 e il 13 di agosto. Quindi a questo punto per i percettori di RDC ci sono delle date, diciamo, calde che potrebbero essere molto molto interessanti. Tra il 12 e il 13 di agosto, se il reddito di cittadinanza viene anticipato. E queste sono le prime due date. E poi la terza data è dal 26 di agosto, se l'assegno unico verrà elaborato con la ricarica ordinaria del reddito di cittadinanza e anche questa se sarà anticipata. Nel caso comunque in cui iniziate o inizierete a vedere delle date, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti di questo video, così mi tenete aggiornato e eventualmente io posso fare un altro video di aggiornamento anche per tutti quelli che stanno aspettando altre date di pagamento con le ricariche. Come sempre, per altri aggiornamenti, solo sul mio canale di YouTube.